Ciao a tutti ragazzi e ben ritornati qui sul mio canale con un nuovo episodio dedicato a Jurassic World Evolution 2. Allora, con lo scorso episodio abbiamo concluso la campagna principale del gioco. Adesso inizieremo la teoria del caos. Come vedete abbiamo ben 5 capitoli da giocare e inizieremo ovviamente col primo, Jurassic Park. Unisciti a John Hammond per creare Jurassic Park. Ricordati di imparare dagli errori del film, costruire un Jurassic Park di successo è possibile. Prima di cominciare io vi invito a spolliciare a più non posso per l'episodio, a commentare facendomi sapere cosa ne pensate del gioco, ma soprattutto se non siete iscritti al canale iscrivetevi e attivate la campanella delle notifiche così da non perdere nessuno dei prossimi episodi. Allora, partiamo subito. La zanzara, in stasi temporale da milioni di anni. Dentro di lei? Beh, una scoperta che avrebbe cambiato il mondo. Per un po' pensammo che fosse impossibile avvicinarsi più di così ai dinosauri. Ci sbagliavamo, e di grosso. Anni di ricerca su come completare la sequenza del DNA di dinosauro ci hanno portato a questo. La vita, come non si vedeva, su questo pianeta da 65 milioni di anni. Jurassic Park. Sappiamo com'è finita, ma e se ci fosse stata una persona come te ad arginare almeno in parte la superbia umana? Per vincere la sfida dovrai assicurarti che Jurassic Park sia sicuro per i visitatori. È l'avventura che hanno sempre sognato e non vogliamo che sia l'ultima. Splendido, vero? È un paradiso. Ma manca ciò che c'era un tempo. Dunque ce lo rimetteremo. Qui la gente vedrà qualcosa di spettacolare. I dinosauri. Non più soltanto nella nostra fantasia. Dinosauri in carne e ossa. E nel momento in cui li vedranno, nell'attimo di meraviglia, di magia, beh, tu sarai parte dello spettacolo. Jurassic Park aprirà nei tempi previsti. E il mondo tornerà a essere ciò che era. La terra dei dinosauri. Ah, bene, bene. Vedo che ti stai ambientando. Vorrei presentarti Lily Alford, la direttrice delle operazioni qui nel parco. Ti darà tutte le informazioni di cui hai bisogno. Grazie, dottor Hammond. Chiamami John, per favore. Ah, d'accordo. Allora, come il dottor Hammond, John, ti ha già detto, intendiamo rendere Jurassic Park operativo e sicuro il prima possibile. Stiamo facendo cose che erano ritenute letteralmente impossibili, perciò sarà una sfida. Rendere possibile l'impossibile. Sì, sì, mi piace molto. Allora, vediamo cosa dobbiamo fare. Dobbiamo preparare la struttura per i dinosauri. Iniziamo con un centro visitatori funzionante e un centro sviluppo scientifico. Ricorda, entrambi devono essere collegati a dei sentieri e all'elettricità. Vedo che è tutto in buone mani. Continua così. La terremo aggiornata. Splendido. Davvero splendido. Ok. Ok. Jurassic Park si avvale di un illustre genetista.
il dottor Henry Wu. Sicuramente lo conoscerai a breve, se non l'hai già fatto. Sono pronto a iniziare. Per ottenere i dinosauri che ci servono, abbiamo bisogno innanzitutto di un'incubatrice. Costruiscene una, così io e il mio staff potremo usarla. Ah, devo prima effettuare delle ricerche. Allora, strutture... miglioramento efficienza, acquisizione di dinosauri, struttura paleomedica, guardiani di cattura, centro del personale, no, non è qui. Aspetta, qua ci sono le uova, ecco appunto, incubatrice. Fatta. E dai, almeno le strade me le fanno mettere come voglio. Velociraptor. Sì, inizieremo proprio dai raptor. So che potresti avere dei dubbi, ma sia io che John crediamo che siano tra i candidati più idonei all'operazione. Dovrai sintetizzarne le uova usando la ricerca sul genoma che ti ho fornito e, naturalmente, fammi avere i risultati non appena diventano disponibili. Va bene. Nessun embrione realizzabile. La nostra prima sintesi non è riuscita, il che significa che abbiamo ampio margine di miglioramento. Ma dobbiamo insistere. Ho individuato passaggi nel processo di sintesi che richiedono ulteriori ricerche. Vedi cosa puoi scoprire al centro sviluppo scientifico e fammi sapere. Nulla. Ok, ora possiamo riprovarci. Inizieremo davvero con i raptor? Non so se siamo pronti. Abbiamo preso ogni precauzione. La scienza mi indica che questi dinosauri sono la nostra migliore possibilità di successo. Abbiamo imparato tanto e proseguendo impareremo ancora molto. Sì, sì, certo. E capisco benissimo le sue paure, signorina Alford. Ogni dinosauro porta con sé un certo rischio. Ed è nostro compito ridurlo il più possibile. Tenetemi gli avvocati fuori dai piedi e i dinosauri felicemente al sicuro nei loro recinti. E avrete la mia eterna gratitudine. Dottor Hammond, significa che abbiamo l'autorizzazione a procedere? Sì, con grandissimo piacere.
Ok, allora seleziona le uova. Quanto pare sono tutti molto simpatici qua. Questo è cattivello. Questo sicuramente diventerà l'alfa. Anche se il dottor Wu ci ha rassicurato, le squadre di intervento saranno in posizione. Non sto dicendo che qualcosa andrà storto, ma prevenire è meglio che curare. Iniziamo con un posto di guardia. Costruiscine uno dentro il recinto dei Velociraptor, poi crea un centro di risposta. Da lì assegna una squadra di guardiani al posto. Ha bisogno di foresta ancora. E di prede. Camiseria, quanta foresta gli serve a questo? Ottimo, soddisfatto. Ok. Assegna una squadra di guardiani al controllo del posto di guardia. Ottimo. Non vorrei essere nei vostri panni, ragazzi. A parte questo. Gli animali devono stare a proprio agio nei recinti. Meno risentono dello stress da cattività e prima inizieranno a manifestare i comportamenti previsti. Sarà meglio per loro e, naturalmente, meglio per noi. Controlla il benessere dei raptor e ricorda che si stanno ancora abituando alla loro nuova casa. Il parco non può offrire educazione e intrattenimento se i visitatori non riescono a vedere i dinosauri. Già fatto. Ammirare da vicino questi maestosi animali non è forse il senso di tutto questo? Beh, John, possiamo costruire delle gallerie panoramiche che serviranno proprio a questo scopo. Non crederanno ai loro occhi. Che è proprio ciò che vogliamo. La penso precisamente come te, Lily. Ed è per questo che continueranno a tornare a visitare Jurassic Park. I dinosauri offrono ricordi inestimabili a un prezzo ragionevole. sì, vedo che inizi a capire. Dobbiamo costruire una struttura paleomedica in grado di occuparsi dei dinosauri malati o feriti. Ok, ora posso Certo, fare le spedizioni. vogliamo che i dinosauri godano di ottima salute. Ho bisogno di più campioni genetici rispetto a quelli che abbiamo qui al parco. Possiamo inviare delle spedizioni per recuperare fossili, ma ciò che ci serve davvero è la costruzione di un centro spedizioni. Poi potremo estrarre il DNA dai fossili recuperati sul campo e ricostruire nuove sequenze di genoma di dinosauro. Deve essere una nostra priorità.
Ok. Parasaurolophus, Pachyrhinosaurus, Struthiomimus, Dilophosaurus, scusate, e Parasaurolophus. Andiamo con questo, dai. Posso inviarne una alla volta, va bene. Fatto, abbiamo del nuovo genoma Rilascia realizzabile. anche un erbivoro in un recinto. Voglio osservare il comportamento di questi animali in natura, o meglio, quasi in natura. Ok, allora aggiungi attività. Con così tanti ingranaggi in moto, voglio assicurarmi che non perdiamo di vista il motivo principale per cui siamo sull'isola, i dinosauri. Sono una nostra creazione e la loro sopravvivenza dipende da noi. Non dobbiamo prendere alla leggera questa responsabilità. Assicurati che i nostri dinosauri siano accuditi nel modo migliore possibile. Ha bisogno di fibre basse, te le do subito. Il Fibre dottor basse. Fu e il dottor Hammond ci hanno chiesto di aumentare la varietà di specie animali nel parco e poi costruire un'attrazione che permetta di vederli tutti. Crea qualcosa di sorprendente. E ha bisogno di foresta pure. Stiamo trasportando la risorsa. Trasporto risorsa effettuato. Soddisfatto, perfetto. Trasporto completato. Oh, non incornarmi i guardiani. Ok, allora devo aumentare adesso il numero di specie di dinosauri totali a 4, ne ho 2. Costruisci un tour del parco funzionante. Assicurati che un numero sufficiente di dinosauri sia visibile dalla struttura del... Ah, dalla struttura tour del parco. Allora... Ho già sbloccato anche gli Struthiomimus e potrei, a dire il vero, metterli qua, immagino. Sintetizzami i dinosauri. Assegna. Inizia, bravo, si scontento anch'io. Cosa devo farci? Centro del personale, magari lo mando un po' a riposare. Pensavo che ti facesse costruire delle le varie strutture in dei luoghi prestabiliti, e invece no.